Io sono un professionista serio, non trovo più le notizie, sono un professionista, sono un giornalista affermato, non posso essere trattato in questo modo, cioè informatevi in giro, tutti sanno che sono io, perché io sono un... Chiamaco completamente, guarda qua, i grafici che dicono, gli ascolti si stanno abbassando, hai superato la linea gialla, guarda qua. Devo stare sopra o sotto la linea gialla? Sa, stazione avversa, sa. Che significa? Hai superato la linea gialla, stai sbagliando le cose, sei triste, hai una faccia triste, guarda qua, chissà a fianco ci stanno facendo un buco in piedi. Ma è normale, ci chiamiamo come loro, loro si chiamano canali 10, noi canali 10 bis, senza fantasia, tenendo la stessa scenografia. Ma che parigine, quello è un fatto commerciale, noi siamo attaccati ancora a loro. Dal punto di vista dei ripetitori? Dopo puntatore proprio. Si chiurono loro, chiurimmo pure noi, ci amma, tu non puoi tenere questa faccia triste, nessun problema, che sorride, le notizie vanno dette tragiche, se no non fai audience. Io sono troppo allegro. Ma che, ma ti vedo loco, senti, quanto è stipendio avanzo? In realtà non sono stato mai pavato. Bravo, quanto ha peso un avanzo? Sono un anno e mezzo che non riesco a pagare il peso. Perfetto, tua moglie ti ha lasciato? Sì. E che cazzo viene a ridere, ah? Essere triste! È un fatto di deontologia. Io mi piace dare le notizie così, con allegria. Deontologia, mi piace essere. Sono un giornalista che fa il suo mestiere. Vabbè, o vuoi sapere? Mogliere di una settimana che sta a casa mia. Ma meno è più facile essere triste. Bravissimo! Ma io ho escogitato un sistema per dire le notizie con me. Ma io non le trovo proprio! Ma come non è tragge stracciata, è normale! Tu e metto la vecchia a fianco, capito no? Sente notizie e dice tragico! Devo fare tragico? Tragicissimo! C'è un sistema tecnologico? Ce l'ho portato io, un sistema di grande tecnologia! Una microspia? No! Un auricolare? No! Un microfono? Niente! Perché ci sto? Un bicchiere! Ma ti ricordi quando eravamo piccolini, mettevamo un bicchiere vicino alla cosa per sentire oziasi, si faceva il suzza Maria? Lo ricordo o no? Attacca, senti e poi dici, vai! Siamo pronti, siamo pronti, io penso di stare pronti. Dai, stai tranquilla, siamo pronti. Marco Mange, 3, 2, ma io non vengo ancora a giornalista, se non trasa a giornalista. Che allora, sì. Non potremmo iniziare. Siamo quasi in onda? Siamo quasi in onda. 2, 1, in onda. Bella sigla, è bella. È bella. Un saluto da Anna La Gioia e benvenuti al TG10, la voce che vi dice la verità. Ma arriva la sigla nostra. Dai, non arriva la sigla nostra. Stanno attaccando la sigla. Ci trovate una sigla. Senti. Ma una sigla in mente. Oh, pesce spada, che stai da te, vai! Salve da Salvatore Triste, canale 10 bis, la voce che dice la verità, è meglio che verrà tati e palla. bravo, vai. Sì. Passiamo alla prima notizia. Visita del primo ministro inglese al nostro presidente del Consiglio. I due pare abbiano trovato un accordo sulla politica comunitaria. Vai. Visita del nostro presidente del Consiglio al primo ministro inglese. Pare abbiano trovato un tenue accordo. Un accordo che va a culo a lui perché... Fa il primo ministro, stai guardando, un primo ministro che ha alzato la sedia, no, ce l'ha scassata in capo. Bravo, vai, votagli. Vai. E passiamo a una notizia sulla sanità. Sì. L'OMS ad oggi esclude la possibilità di futuri richiami per il vaccino contro il Covid. Vai. L'OMS ha dichiarato che è possibile. Ma che è possibile? Il richiamo di un Covid. Ma che è possibile? Se c'è una tantum. Ogni 6 mesi. Via col vento, a me ne mazzare. Facci una cosa, la mattina invece ho caffè, no. Stappato fragoncino, pigliato con vaccino e sugata per la cruda. Vai, grande, stai scassando. Bravo. Secondo i recenti dati pubblicati dall'Istat, nell'ultimo anno si è registrata una diminuzione dei furti d'auto. Ecco.
Sì, è registrata una diminuzione. Ma che è la diminuzione? Ma non è detto che sono questi, perché sono aumentati i furti di appartamento. Sono aumentati gli scippi, i furti di appartamento, gli scippi. Sono aumentate le rapine armate, gli estorsioni, i sequestri. Oh cazzo, mi hanno fottuto la porta! Bravo, bravo, mi capite a me, mi capite? Bravo. Sì, sì. Passiamo ora all'economia. Rimangono invariati i tassi di interesse sui prestiti bancari. I tassi di interesse sui prestiti bancari lieviteranno di un punto percentuale. Ma che lieviteranno? Di due punti. E giù, e quattro, cinque, sali, sali. Ha preso! Bravo! Ha cattato un salvagente perché state che i pacchi in dalla. Bravo! Ciao! Bravo! Hai capito o no come si fa? E ora passiamo al meteo. Brevi rovesci sulla dorsale nord appenninica. Delle sostanziali. Ma che sostanziali la primavera? Non, non su tutto il territorio. Le afanere, le afanere. Cioè, acquazioni consistenti. Tifoni, tornati. Tsunami. Abbondata, tornata. Facite una cosa, cattate un legnam. Chiamate gli animali, costruite un'arca e parata vocula! Sei grosso! Hitchcock! Bravo! Anna, l'edizione del telegiornale finisce qua, vi do appuntamento alla prossima puntata. Oh, grazie! L'edizione finisce qui e polvere siamo, polvere ritorneremo. Bravissimo, bravissimo! Guarda, guarda! Ma sento questo... Dai, sei svoltato. Ma sento la sensazione, sai, quando c'è quelle svolte della vita che dice, Tony, c'è sabato, è un momento tuo, perché sento una sensazione positiva. Positivissima. Positiva perché sa... Siete voi il conduttore del telegiornale? Onestamente si fa quel che si può. Strunzo! Tu mi hai inguaiato a me, io sono il direttore della banca qua sotto, i clienti hanno ritirato tutti quanti i soldi. Scusate. Tu mi hai inguaiato! Tu mi hai rovinato a me! Io ma voglio sapere che faccio! Tu mi hai tolto la felicità! Io ho perso il mio posto al sole! Sta sempre centro vetrine che ho potuto fare! Fai pure il battuto, fai! Ma da giacino! Comunque ringrazio il signore che non sono uno di più manesco. Ma ci ha accorto però. Ma ci ha accorto. Mamma mia. Ma ci sei. Questa cosa, hanno avuto una pioggia e consensi. Mi sento solo un terremoto di mazzata. Non preoccupati, Bruce. Hai fatto bene. Vince con te.